Primo ostacolo superato, Piacenza rientra nelle 10 città che hanno passato la prima selezione per contendersi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. Sbaragliata la concorrenza con le altre 22 candidate al bando dello scorso maggio, ora ce la vedremo con Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Reggio Emilia e Treviso. Le città della shortlist dovranno presentare il proprio progetto nel corso delle audizioni della commissione presieduta da Stefano Baia Curioni, docente di Economia della Cultura, che si terranno probabilmente a inizio febbraio. La città vincitrice potrà rappresentare per un anno un punto di riferimento culturale e turistico a livello nazionale, attuando le proprie idee grazie a un contributo statale di 1 milione di euro. Non dobbiamo pensare alla vittoria, ma a realizzare comunque un progetto importante per Piacenza, ha detto l'urbanista torinese Paolo Verri, direttore del Comitato per Matera Capitale della Cultura 2019, chiamato dal Comune di Piacenza e incaricato dalla Curia Vescovile, che ha aiutato la città a presentarsi con le carte in regola. Non era importante partecipare per vincere, ma per darsi un metodo di lavoro che consentisse a Piacenza di valorizzare il suo straordinario patrimonio culturale e il suo straordinario patrimonio di competenze umane residenti, e quindi di fare tesoro di questa opportunità per costruire un piano di sviluppo a 10 anni basato sulla cultura. Fortunatamente credo che la Commissione abbia capito che c'è questo intento dietro la candidatura di Piacenza, e invito tutti quindi a non fossilizzarsi tanto su vincere o non vincere, ma invece capire come realizzare questo progetto a prescindere dal giudizio della Commissione. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 sarà assegnato come di consueto nell'ambito di una cerimonia pubblica nella sede del Ministero a Roma, in via del Collegio Romano 27, il prossimo 16 febbraio alle 11, alla presenza del Ministro Dario Franceschini.